Cari amici, buongiorno! Ok, questa si vede che è stata un po' improvvisata. Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. In questa primissima diretta di NGT, la nuova generazione del trasporto, questo progetto che io e la mia amica Laura Broglio, che saluto e che è qui sopra di me, abbiamo deciso buongiorno. Di avviare insieme, e in questo progetto diciamo che vogliamo un attimino fare delle dirette su vari temi del trasporto e su con diversi diciamo attori dell'industria del trasporto. Abbiamo deciso di iniziare con degli autisti, ma siccome il futuro non è degli autisti ormai di vecchia data diciamo, ma è nostro, quindi della nuova generazione del trasporto, abbiamo deciso di iniziare con una giovanissima camionista. Lei è donna, è giovane ed è camionista, praticamente è l'emblema di tutto ciò che uno non pensa che sia, che potrebbe mai essere un camionista. Diamo il benvenuto a Beatrice Donghi. Ciao Bea, buongiorno, ciao, buon pomeriggio. Ciao ragazzi. Allora, ormai nome e cognome te l'ho già spoilerato io, lei è Beatrice Donghi, ora presentati un attimino, quanti anni hai, quant'è che fai questo lavoro e soprattutto, ma come mai una ragazza come te è voluta venire sul camion? Allora, io ho 25 anni, vengo dalla provincia di Varese e guido da 6 mesi ormai. Tantissimo l'esperienza. Vabbè, è un'esperienza come un'altra, siamo all'inizio, siamo tutti esatto. All'inizio, di più che meno. Esatto. E poi bisogna iniziare, giusto, no? Che siamo all'inizio, no? Comunque, no, guido da 6 mesi. Nel frattempo ho già anche cambiato una ditta. Non c'è male, già non c'è portata male. Avanti io. E vuol dire che sai quello che vuoi. Esatto, forse sì, e questo è vero, è vero. e niente, la passione non saprei dire dove è nata, me lo chiedono sempre in tanti, ma è sempre stata una cosa che a cui non ho saputo rispondere, nel senso che sono nata in una ditta edile, perché la ditta dei miei genitori era un'impresa edile. E, però guardavo i camion e dicevo boh, chissà se un giorno magari è. E poi un giorno mi sono messa e ho detto no, io mi impunto, come tante altre cose della mia vita mi sono impuntata e ho detto io devo arrivare lì, e ci sono arrivata. Ed è, penso, la cosa più bella veramente che ho fatto finora, cioè. È il mio motivo di orgoglio, ecco. Quindi insomma, ascolta, si può dire, ma che la scelta è stata ponderata, ma è, diciamo, voluta, e che ti rende anche contenta, dai. Assolutamente, sì. E per rispondere a Laura, il mio percorso è stato che ho fatto la C perché guidavo appunto il camion nella ditta edile dei miei. E era un camion con la gru normalissimo, edile. E poi, niente, vabbè, il CQC subito dopo, perché non essendo titolare, anche in conto proprio devi avere il CQC. Ormai sì, è vero. Esatto, quindi subito dopo ho seguito il corso, che l'ho fatto in piena pandemia, perché ho iniziato il corso a ottobre, ora che fai tutte le ore tutto quanto, praticamente io avrei dovuto fare l'esame a marzo, che è saltato per ovvie ragioni, marzo 2020, per ovvie ragioni è saltato, e alla fine l'ho fatto a settembre, a tutto. E sono arrivata a farlo a settembre, poi mi sono stoppata perché poi ho fatto 3 anni a lavorare ancora dai miei genitori, cioè nella ditta di famiglia. E dopo 3 anni, vabbè, per vari motivi, nel senso anche proprio in termini di, come posso definirlo, nel senso lavorare tutti insieme stava diventando molto, molto, molto complicato. Perché poi sì, io e mio papà abbiamo lo stesso carattere, quindi diventava, poi c'è mio fratello che anche lui è nella ditta, lavora tuttora nella ditta, e mia mamma sta nella parte ufficio, lei è geometra, e quindi gestisce la parte amministrativa, eccetera, e diventava pesantino. E quindi ho detto, devo fare un cambiamento. Il primo cambiamento è stato che sono andata a convivere, quindi già il fatto di essermi tolta da casa, staccata da quel lato lì, è stato un primo passo. E poi ho detto, io voglio arrivare là e devo trovare il modo di farlo. In realtà non ci è voluto così tanto, nel senso che appunto è bastato iscrivermi in autoscuola per fare la E, riuscire a prenderla, e poi fortunatamente sono stata assunta da una ditta che ha avuto fiducia in me, e da lì mi ha fatto partire.
Benissimo, allora due cose. Intanto abbiamo già qualcuno che già ti ha riconosciuto, Marco Ghela, che saluto, che dice qualche volta ti ha incrociato a Montale al tubettificio. Non so, probabilmente. Sì, okay. è vero, porto giù le bobine della cantiera, sì, è vero. Perfetto. E poi ti volevo fare io una domanda, in realtà, com'è stato fare il CQC con la DAD? Fondamentalmente, perché comunque se l'hai dovuto fare in pandemia, sicuramente insomma sarà stato, non sarà stato il classico corso che ti prende e vai in autoscuola. In realtà, col fatto che io ho fatto il corso prima che arrivasse la pandemia, io il corso sono riuscita a farlo in presenza. Ah, ok. Non quindi gli esami li hai fatti durante la pandemia. Esatto. Praticamente non sono riuscita poi a fare l'esame subito dopo aver fatto il corso, ho dovuto aspettare ancora mesi, quindi sono andata avanti costantemente a studiare, a tenermi allenata, perché sono passati veramente mesi. Cioè da marzo fino a settembre io ero con la testa sulle schede, dicevo se mi dimentico qualcosa è la fine, cioè doverlo rifare tutto è un casino, e quindi... Io... È quello, però il corso effettivamente l'ho fatto in presenza, anzi è stato molto divertente, eravamo tipo in 30, eravamo tantissimi. Sì. Io ricordo che c'era il capitolo 12, era veramente tanto ostico, tutte le cose sulle dogane, documenti, un casino, ma no, vabbè. Quello, vabbè. Io ho trovato tanto ostico anche la parte dove ti chiedeva del, come si chiama, praticamente roba di chimica, di fisica, quelle cose lì, no? Cioè la parte del, come si chiamano, aiuto, l'azione frenante, tutte quelle cose lì, tutti gli schemi che ci sono. Ok. I traumi si muovono. Panico, perché ho detto, cioè, devo essere un meccanico, un fisico, un autista, un medico, perché c'è anche la parte del primo soccorso. È vero. Ho detto, io devo avere una laurea per diventare una camionista, praticamente. Ecco, sì, a questo proposito, secondo te, il CQC per come è fatto ora, ma serve davvero per fare questo lavoro o secondo te ci sarebbe qualcosa da poter cambiare? Allora, innanzitutto secondo me dipende anche come spiega chi ti fa il corso. Nel senso, quanta esperienza può avere lui proprio in termini di vita sulla strada, no? Nel senso, perché cioè, se ti limiti a spiegare a dei ragazzi giovani o non giovani o comunque anche stranieri, perché io avevo cioè, una classe piena anche di stranieri che a volte non capivano l'italiano, quindi era difficile anche cercare di far capire a loro, è proprio il modo in cui ti poni, perché cioè, io ho visto forse qua su YouTube c'è un insegnante di una scuola guida che fa dei video dove spiega e racconta, non mi ricordo come si chiama, però guardavo anche quei video lì a volte, perché ogni tanto c'erano delle lezioni che proprio non capivo, non mi entravano in testa e dicevo io più leggo più non capisco più, e cercavo modi per riuscire a capire quello che mi spiegavano o comunque quello che c'era scritto. E secondo me anche quello fa tanto, il fatto di come ti viene spiegato quello di cui stai parlando in quel momento, il capitolo o comunque quello che è. E il fatto che ti serva o no, nel senso che alla fine i documenti, quella parte, il famoso capitolo 12 di cui parlavi te, alla fine lo vivi nel momento in cui lo fai. Perché cioè, esatto. Io quando devo fare dogana, le prime volte che dovevo fare dogana in Svizzera, entrando qua da Gaggiolo, cioè, non mi ricordavo assolutamente del T1, T2, transito, non transito, tutte quelle cose lì per me erano arabo. E vai lì, e c'è qualcuno che l'ha già fatto, ti spiega come devi fare, cosa sono quei documenti che hai in mano, e lo fai, punto. Ed è cioè, molto, molto più semplice e veloce da imparare così che non a studiarlo su un libro. Esatto. Sì, questo senza dubbio. Ma se, cioè, se tu facessi il CQC, magari anche esattamente come lo facciamo adesso, perché penso che togliere il CQC alle autoscuole potrebbe effettivamente essere un problema, perché comunque è un'entrata consistente per loro. Esatto. E poi comunque penso che la normativa non permetta purtroppo ad oggi di dare questo titolo, visto che è un'abilitazione alla guida di fatto a qualcun altro, però forse affiancandolo a un periodo in azienda, esatto, perlomeno anche solo come affiancamento, quindi magari non guidi perché non potresti, però intanto tutta la parte burocratica e tutto quello che tu studi poi viene, cioè tu riesci in pratica. Forse potrebbe essere un'idea,
secondo te? Secondo me sì, esatto, sarebbe proprio nel senso, come si dice, la pratica, che è quello che effettivamente manca, perché anche esattamente, cioè se ci pensi anche quando fai la C o la E, di guide non ne fai, nel senso a dire effettivamente vado in giro, vedo, cioè no. Sì, ti fanno andare sulla strada dritta, ma in teoria da che mondo è mondo la gente dritta ci sa andare, no? Con le manovre e tutte le Esatto, il varie. problema non è andare avanti, ma indietro, semmai. Mamma mia, Esatto. non me ne parlare. O comunque le manovre, perché ci sono dei posti veramente molto stretti e cose, cioè, che in autoscuola non ti insegnano. Poi io capisco che effettivamente con la mole di gente che passa, che deve fare le patenti, soprattutto tra l'altro la patente la B, no? Quindi cioè, è la parte più consistente, penso, delle autoscuole. Uno non è che può immaginarsi che va in autoscuola e esce preparato per la vita per strada. Quello no. No, però magari un qualcosa in più, perché io mi Esatto. ricordo quando ho fatto la E, cioè l'elettromarcia la fai dritta. Esatto. Neanche da dire, neanche da dire, non so, punta, scegliti un punto e metti il rimorchio lì, che già sarebbe una cosa incredibile, no? Perché poi Questo in realtà. da te, perché io quando ho fatto la E mi hanno fatto fare, vabbè, la retromarcia dritta è ok. Però diciamo che come prova anche all'esame si doveva riparcheggiare l'autotreno, perché noi si è fatto con l'autotreno, nel posto da cui è ripartito, quindi, perché praticamente l'autoscuola dove ho fatto le patenti io ha questa specie di posti, ha dei posti in un piazzale di un consorzio, va bene, e l'autotreno era parcheggiato accanto al pullman, tra l'altro, tra il pullman e il rimorchietto, quello per la patente BE praticamente. E te praticamente come prova finale sia delle guide che dell'esame dovevi riparcheggiare l'autotreno dritto tra il pullman e il rimorchietto e la BE, e all'inizio. Però piano piano ovviamente uno impara, cioè non è ovvio, Sì, certo. Però Però allora è vedi già un qualcosa, è già un la qualcosa. descrizione sì, allora infatti, probabilmente anche degli infatti, infatti. esaminatori. Ma anche perché, per dire, secondo me, cioè ovviamente ci sono certe cose che le autoscuole sono proprio impossibilitate a insegnarti, no? Per esempio la gestione dei pesi, mi viene una cosa che sembra banale, ma poi in realtà insomma è importante, perché se carichi troppo davanti poi lo sterzo diventa pesantissimo, se carichi troppo dietro, insomma è problematico per Esatto. altre cose sicuramente, no? Quindi probabilmente sarebbe meglio, diciamo, integrare nel CQC stesso una parte quasi di, come dire, di stage, dai, in qualche azienda. Ovviamente ne parlavamo l'altra volta anche in diretta con Laura quando la facemmo a inizio anno di questa cosa. Non so, te che ne pensi? Sì, no, effettivamente sarebbe secondo me l'opzione migliore, cioè in termini di dire di preparazione di un qualcuno che poi starà per strada tutto il giorno, tutti i giorni, effettivamente del concreto è una cosa che per ovvie ragioni è molto difficile da fare, perché o si snellisce la parte di teoria. Visto che facciamo ancora il cambio che piace tanto ad Ale e tutta la parte di meccanica, che sinceramente con la tecnologia, cioè non so voi, ma io Esatto. non sono mai intervenuta, nel senso più di cambiarmi una lampadina o con una fascetta per chiudere una canna che perdeva aria. Infatti, infatti. Sicuramente sapere come funzionano i freni, vabbè, ok, ma chiamo l'officina, io poi. No, no, Cioè, devi metterti a certo. cambiare una gomma. Io l'ho fatto, ma in tranquillità, nel senso, ero in ditta, sono arrivata, la gomma era bucata, ci siamo messi a cambiarla, non io da sola ovviamente, però ci siamo messi a cambiarla e lo fai. Ma ti scoppia una gomma in autostrada? Ovvio, Assistenza. ovviamente, ovviamente. Cioè, ma anche perché ora non so voi, ma per dire, noi giriamo anche se addirittura senza le ruote di scorta dietro, perché cioè, ormai anche le Esatto. ruote di scorta è difficile averle, no, sia sul trattore che sul rimorchio. Quindi, Esatto. cioè, ovviamente questo dipende dalle aziende, sono politiche aziendali differenti, ovviamente. C'è chi magari ha come si chiama, dei contratti di assistenza, chi invece preferisce non averli, però insomma. Dipende anche uno che tipo di danno deve ovviamente andare a riparare, perché penso che qualcosa, cioè se uno non sa dove andare a mettere le mani, ora cambiare una gomma magari uno si arrangia in qualche maniera, cioè non è che ci Sì, vuole magari ci metti fare. 3 ore, però lo fai. Esatto, magari Però ci se è metti un di più, problema. lo fai tutti i giorni per Esatto. lavoro, però lo fai. Se invece ti devi andare a mettere a cambiare un qualcosa di più
complicato, che se non sai dove andare a mettere le mani, soprattutto ormai che comunque i camion vengono presi praticamente quasi da tutti nuovi, quindi con dei contratti di assistenza già dentro, che se lo tocchi anche la garanzia non si sa che fine fa, quindi insomma è sempre bene, soprattutto da dipendente, ovviamente uno sei a padroncino, il camion è suo, fa come vuole, ovvio, ma da dipendente te non hai questa libertà, prendi, telefoni in azienda e gli dici guarda, oh, io ho questo problema, che fo? E loro ti dicono guarda, no, mettiti lì, aspetta, passa tizio che lo sa fare, oppure no, vabbè, ti chiami carro attrezzi, esatto, per buonanotte. Ma soprattutto col fatto che adesso tendenzialmente, appunto, essendo che le ditte tendono quantomeno la maggior parte ad avere camion nuovi, molti, cioè i problemi che escono sono problemi di elettronica, quindi cioè dove metti le mani, ma non esiste, e il fatto che le autoscuole utilizzino, ma ciao meraviglia, ciao Alberto, oh, mamma mia. questa è una guest star un po' inaspettata, eh. Niente, io programmo le dirette sempre quando mio figlio non dorme. Lui è la star di questa diretta oggi. Oddio. Futuro camionista? Sicuro, sicuro. Cioè, suocero, mamma e papà camionista. A meno che non succeda come te, che decide di staccarsi e di staccarsi completamente. È vero, può essere. Può essere. Vedi il mio esempio, è vero? Mamma mia, ti somiglia tantissimo comunque, sappilo. Dici? Sì. Ma io ci vedo tutto il papà. Poi, meno male, mi ha avuto la fatica. Esatto. Il bello delle dirette, vedete ragazzi, è anche questo. Cioè, abbiamo, sì. Guarda, c'è... Cioè, la vita vera, non quella finita. Sei molto apprezzata, Laura, c'è qualcuno che ride. Allora, a Jonathan comunque, a proposito del discorso delle rose, dice anche che in certi posti purtroppo le rose di scorta se le rubano anche, quindi ovviamente non conviene nemmeno portarsele dietro. Anche questa è una considerazione da fare. Eh sì, purtroppo, esatto. Sì, soprattutto magari chi fa lavori, visto, magari mi viene in mente chi lavora magari con le isole, no? Con la Sardegna, che manda i morchi, magari stanno fermi in porto mezza giornata, sì, una giornata, passa chissà quanti altri camion, a rubarti una gomma di scorta ci metto meno di niente, mi sa. Esatto. Ok. C'è qualcosa, c'è un ritorno strano, non so di che. Ok. Allora, Bea, io so che comunque te, diciamo, ovviamente essendo una ragazza giovane, insomma, è raro, no, trovare, che tu trovi colleghe nella tua stessa situazione. Cioè, già faccio fatica io, che comunque sono un uomo, no? C'è questo stereotipo di dire, il camionista è un lavoro maschile e tutto il resto. Te, essendo donna, quando hai iniziato, no? Ma quali sono le difficoltà principali che hai trovato? Allora, mi reputo una persona abbastanza sveglia, nel senso che pratico l'arte dell'arrangiarmi, se vogliamo chiamarla così, però alcune delle difficoltà che ho avuto, allora, sicuramente è stato la gestione delle ore, nel senso che essendo che arrivavo da un'impresa edile dove lavoravi in giornata, no, e il camion era... cioè, facevi un'ora di strada al massimo e poi ti fermavi, cioè le ore di pausa, guida, quelle cose lì, io cioè ne sapevo meno di zero, e ho fatto il corso del tachigrafo anche per questa cosa, sì, qua. Sì, che ormai è obbligatorio, vabbè, addirittura è obbligatorio andare a giro col libricino per dire che te hai fatto il corso. Che l'hai fatto, esatto, sì, esatto, infatti c'è da dietro. Però per me quella è stata la prima assoluta cosa che ho dovuto imparare da, diciamo, da zero. Cioè, quindi a saper usare il tachigrafo, saper contare le ore di impegno, soprattutto, non quelle di guida, perché quelle di guida fortunatamente c'è il camion che te lo dice, no? Però l'impegno, quindi di conseguenza devi calcolare il riposo che devi fare per non partire il giorno dopo prima del dovuto, o tutte queste cose qua. E sono cose che ti dico adesso, dopo 6 mesi, inizio adesso a prenderci confidenza. Okay. Quella è assolutamente stata la prima cosa. Il fatto dell'andare in giro, ti dico, difficoltà poche, nel senso che fortunatamente sia con i colleghi di prima e adesso ancora di più, ho sempre, tra virgolette, il gufetto sulla spalla che mi dice la strada giusta da seguire, mi dà consiglio, non fare quella, fai piuttosto quell'altra perché risparmi, o cioè tutte queste cose qua.
e di quello posso essere soltanto che contenta. Cioè, nel senso, è proprio un aiuto che ti arriva da lì fuori. Poi, soprattutto nelle realtà piccole, come le due ditte dove ho lavorato io, è proprio, c'è una coesione tra i colleghi che anche magari se non ti stai proprio simpatico del tutto, però quantomeno sul lavoro ci si aiuta e quello secondo me è indispensabile. Cioè, avere una buona preparazione hai bisogno di qualcuno. Questo sicuramente, esatto. Assolutamente. Però ecco, vedi, lei ha trovato la solidarietà che, almeno quando ho iniziato io, la prima cosa che mi avevano detto era: no, tra autisti solidarietà non ce n'è. Ed effettivamente diciamo che sì, io avevo veramente pochi colleghi che comunque mi aiutavano, eccetera, perché vabbè, poi magari donna, oppure eravamo talmente in tanti che chi se ne frega troverà qualcun altro, no? Che esatto. Però ecco, vedi, questa è una bella cosa che secondo me potrebbe anche dire ai giovani: beh, entro in un'azienda medio-piccola, sì, in modo da non sentirmi preso e buttato là, che magari uno, magari gli piace, no? Inizia, viene catapultato in una grande realtà in cui è solo un numero, in cui è da solo, e magari ha delle difficoltà, dico banali, no? Nel senso, non per forza nella guida, ma nella gestione di una, sì, di una spada piuttosto che il tachigrafo, eccetera. E magari smette per quello, oppure dice, esatto, no, per me rimane... Perché rimane traumatizzato, esatto, esatto, perché dici non ho un aiuto, non ho un qualcuno sì, a cui affidarmi. Esatto. Sì, esatto, certo. No, no, è vero. Io, tra virgolette, la doppia fortuna è stata che sia nella vita dove ero prima che adesso ho un mio amico, cioè che conosco veramente da tanti anni, che ha più o meno la mia età, qualche anno in più, a cui ci sono veramente tanto legata e... ho avuto la fortuna di averlo come maestro, cioè nonostante anche lui guidi da 6 anni, tra tutto, però comunque è uno di quelli svegli che, cioè, ci sa fare con questo lavoro, è fatto per fare questo e io, cioè, fortunatamente ho avuto la fortuna di averlo come maestro, nonché amico, e eccetera. Ecco, vedi, hai detto una bella cosa, scusale, poi ti lascio la parola. Vai. Cioè, lei ha detto, no? È uno di quegli svegli, perché sfatiamo un mito, cioè l'autista non è per tutti, che cavolo, alle volte è un talento, è no? Poi ci possono arrivare più o meno tutti, perché in realtà basta un titolo, però poi per farlo bene uno deve essere sveglio e deve avere un talento. Cioè io vedo mio marito, lui guida qualsiasi cosa con una facilità incredibile che, per dire, io stessa non ho, no? Nel senso, ci metto tanto di più, però ci sono delle persone che hanno talento per questo lavoro e che sono più portate di altre, questo senza dubbio. E ti dico, lui, cioè questo mio amico, è uno di quelli che ti arriva in ditta, ti apre il rimorchio, stecche tolte, rimorchio aperto in un anno secondo, carica, e nel frattempo che caricano lui ha già chiuso una parte, riaperto l'altra, cioè in 20 minuti, per dire, se ha un muletto che è abbastanza veloce, lui fa un carico, prende e se ne va. Cioè, alle viste, no? Alle famose... Bravo! È avanti, bravo, veramente tanto avanti, cioè, e sono fortunata, ripeto, ad averlo uno come amico e due come insegnante, non, e senza nulla togliere agli altri miei colleghi, ovviamente, certo, certo, validi, anzi più che validi. Ecco, ma avere comunque questa persona a te molto vicina, no? Questo tuo amico che comunque è così tanto dentro al settore, no? Ti ha aiutato anche un pochino a capire che effettivamente salire sul camion era la tua strada? Sì, decisamente, cioè, penso che, tra virgolette, averlo avuto come esempio, cioè, è stato anche una di quelle cose che mi ha spinto a dire posso farcela, oltre alla mia famiglia, perché anche lì il mio ragazzo, i miei genitori, mio fratello, ma anche, cioè, i miei suoceri, sono sempre stati dalla mia parte, nessuno mi ha mai, cioè, mai messo, diciamo, i bastoni tra le ruote, o meglio, mi hanno sempre avvisato dei rischi o comunque pericoli, della difficoltà che magari avrei potuto avere, soprattutto mia mamma per quanto riguarda la questione sicurezza quando stavo fuori a dormire, era una di quelle cose che giustamente la preoccupava, però nessuno mi ha mai messo assolutamente i bastoni tra le ruote, cioè, anzi, neanche il tuo ragazzo, ma non per il fatto che sei donna, cioè per il fatto che chi non è del settore generalmente non ha idea di che cosa significhi, no? È vincolato agli stereotipi. Brava, bella domanda questa. Cioè, quindi sì, non posso chiederti se il tuo ragazzo era d'accordo, perché
cioè voglio dire, se sei donna no, non sarebbe neanche giusto, perché penso che si sia superata questa cosa, spero, almeno nelle famiglie dove c'è una donna che guida. Però ecco, che immagine aveva quando tu gli hai detto voglio fare la camionista? Del settore, non di te ovviamente. Esatto, sicuramente sono stata agevolata dal fatto che quando, cioè, siamo insieme da 10 anni, quindi eravamo piccolini, eccetera, lui ha sempre saputo che sono un maschiaccio, che mi definiamoli così, no? Quindi mi piacevano le moto, le macchine. Poi ho iniziato a lavorare con i miei genitori, quindi io lavoravo in cantiere, cioè è un lavoro anche quello che dici... Sì, infatti. È oltre all'immaginario... Ecco, diciamolo, non è che te lavoravi in ufficio per l'azienda dei tuoi, no, te lavoravi in cantiere. No. Quindi lui mi ha sempre visto che, cioè, cercavo sempre di fare tutto, perché sono una di quelle persone che più fa, più impara e più le piace. Cioè, adesso se mi dicessi torna a fare il lavoro di prima, ti dico sì, perché effettivamente il lavoro mi piaceva a me, cioè, stancante da morire. Immagino. Anche adesso, cioè, adesso non è che siamo andati a diminuire. Tipo, fai la centina, Bea, cioè, facessi esatto. Il figo, ti direi ok, ma fai la centina. Esatto. Quindi, diciamo, lavori sempre sfiancanti, di manualità, eccetera. Però non mi ha... Cioè, sì, mi vedeva stanca, che cosa, però non ha mai detto nulla, nel senso, penso che abbia sempre saputo che sono così e che sia anche forse una delle cose che gli piace di me, spero. Beh, questo sicuramente, ma probabilmente averti... Se no dopo 10 anni, dai, subito, non penso. Perché invece mio papà, per dire, quando io ho detto vado a guidare il camion, lui la prima cosa di cui era preoccupato è che mi sarei imbruttita. Il poverino, gli ho fatto passare degli anni, perché lui nella sua testa il camionista era ancora quello che comunque sta da solo. Quindi non gliene frega niente di come si veste, di come si tiene, perché tanto non deve vedere nessuno, che un po' è il rischio di questo mestiere, cioè nel senso non sempre c'hai pezza di star lì e soprattutto magari trovarti la doccia. È ovvio che uno quando vive in determinate condizioni fa più fatica, no? Però penso che sia la volontà del singolo, diciamo. E lui aveva questa cosa, diceva, ma dopo diventi brutta. Perché, poveretto, lui probabilmente associava l'immagine del camionista alla Homer Simpson, no? Quindi, sì. Con la tutta bianca, tutto sporco. Allora, tutto... parliamone. Diciamo che tuo papà non aveva ragione per niente, perché infatti, vedendoti assolutamente grazie. No. Infatti, è stato smentito in alto. Poi, diciamolo, se tutti i camionisti fossero come noi tre, cioè, mio papà starebbe tranquillo, eh. Esatto. Perché, purtroppo, però, ecco, ripeto, è una cosa del singolo e quindi... però c'è ancora questa idea che il camionista sia una persona brutta, no? Brutta e arrogante in genere viaggiano. Arrogante, esatto, magari anche sporca, perché a volte è collegato anche a quello, quando invece, cioè, almeno spero che il fatto di vedere delle donne che lo fanno faccia cambiare idea su questa cosa, perché dici, cioè, nel senso, io non andrei mai o quasi mai, ripeto, cioè, in giro senza lavarmi, senza... No, cioè, neanch'io. Cioè, comunque... Dopo è vero che se ci sono le docce, ragazzi, uno fa quello che può, esatto. Per carità. Quindi grande appello a mettere le docce dappertutto. Ma poi penso che col fatto che noi viviamo sul nostro camion, quindi soprattutto anche quelli che magari fanno tutta la settimana in giro, eccetera, cioè noi abbiamo i camion, almeno penso che anche voi, cioè che sono lindi puliti, si sale senza scarpe, lo si soffia via ogni 10 minuti, passi il panno, i vetri sempre puliti. No, poi hai tutto. Cioè. Poi hai tutto dietro, no? Esatto. Cioè, io ho almeno 2-3 cambi e magari capita che anch'io con la centina sudo, esatto. Per fortuna in bagno, mi do una sciacquata, mi cambio. Cambia la maglietta. Esatto. Infatti, anche perché se no l'altro giorno io e la Laura ci siamo incontrati, perché ero su nelle sue parti, gli avevo detto tranquillamente, no guarda, dopo 2 ore di carico sotto il sole e la centina, stinchi, ma non ti trovo, cioè, non c'erano dei cambi, mi dicevo no guarda un posto, ero da buttare via, perché è normale, cioè è ovvio. Ecco, ma a questo proposito, no Bea, sai che comunque, cioè, hai iniziato facendo un lavoro nazionale, giusto? Quindi facevi comunque fuori diverse notti alla settimana. 3 notti a settimana prima, 2 all'inizio, poi sono diventate 3. Ok, quindi comunque non facevi proprio tutta la settimana fuori, però poco ci mancava, dai. Ma qual era la problematica più grande?
per te come autista e soprattutto come autista donna? Allora, una delle difficoltà che trovavo, ma quella che secondo me era più una difficoltà di organizzazione della ditta dove stavo, era il fatto che molto spesso non sapevo poi dove mi sarei riuscita a fermare. Quindi eri per caso, cioè eri in giro per strada e all'ultimo cercavi il posto vicino, no? Quindi c'è l'applicazione lì dei camionisti dove segnalano tutte le trattorie e tutto quanto, no? Quindi TrackFly, esatto. E cercavi all'ultimo a dire, ok, mi rimangono 2 ore di guida, più o meno riesco ad arrivare lì se non trovo intoppi, vediamo cosa c'è in quella zona lì, no? Poi andavi, guardavi le recensioni, guardavi, soprattutto adesso che iniziava il periodo bello, guardavi se aveva la doccia, no? Perché dici, d'inverno, tra virgolette, una notte fuori la puoi tirare senza lavarti, ti sciacqui con le salviette o qualcosa, il sapone, la tanica dell'acqua, qualcosa fai. Ma d'estate ti laveresti 8 volte al giorno, quindi... Infatti. E quindi cercavi doccia, era la prima cosa che... Poi, personalmente, perché mi sono sempre... Cioè, non ho problemi a guidare, a fare manovre, eccetera, però quando arrivo nei parcheggi, che mi sento osservata da... Magari che c'è già gente parcheggiata, io divento di un impedito. quello è molto comune, guarda, perché sta cosa succede molto spesso. Mamma mia, no, è assurdo, quindi cercavo i parcheggi con i più posti possibile, no? Quindi parcheggi grandi dove non dovevo far fatica. E beh, anche perché in realtà sfatiamo un mito, cioè le aree sono veramente congestionate, ci sono alle volte che devi veramente fare delle manovre allucinanti per riuscire solo a parcheggiarti anche 5 minuti. Perché non c'è spazio, quindi sì. Si parcheggiano sull'entrata poi dell'autostrada, che fanno tutto le due corsie di qua e di là, si mettono soprattutto di notte. Gli autogrill sono una roba impensabile, no. Cioè veramente la mattina presto quando parti, magari che tu ti sei fermato nella trattoria con il posto eccetera, magari la mattina non è aperto, no? Quindi non riesci ad andare in bagno a far colazione, che cosa, dici, boh, va bene, vado in autogrill. E no, perché se tu parti alle 5 fino alle 6, 7 anche, sono tutti fermi ancora e tu non trovi posto dove metterti, mai. Ed è assurda sta cosa, cioè dici, devo fare pipì, come faccio? Cioè. Sì, assolutamente. Allora, intanto vi segnalo un commento di Leonardo che aveva fatto qualche minuto fa, che dice che ovviamente è molto raro trovare un'azienda che sia disposta a insegnarti e questo è un grosso problema per i giovani. Ora, Bea, te hai iniziato subito praticamente dopo aver preso le patenti, quasi, ok, ma il fatto che tu sia una giovane donna può, secondo te, da qualche parte, diciamo, ha influito su magari su qualche colloquio, qualche colloquio è andato male per questo motivo? Perché purtroppo oggi è vero che siamo nel 2022, ma per certe cose siamo ancora indietro di secoli. Purtroppo, insomma, allora, non sarebbe stato i colloqui veri e propri, io ne ho fatti forse 2 o 3. Okay. Però effettivamente, allora ti dico, quando io ho avuto lo spunto una sera di agosto dell'anno scorso, appunto, di dire mando via il curriculum, ho fatto una cosa come, ovviamente cercavo nella provincia, qua nella zona, il più vicino, che cosa, e ho mandato via il più possibile, no? E aspettavo poi nella settimana dopo, comunque i giorni dopo, delle risposte, no? Così c'è chi mi ha risposto a dirmi, no, guarda, siamo già al completo, nel senso non stiamo cercando, quindi grazie per la tua candidatura eccetera, ma non abbiamo posto. C'è chi non ha mai risposto, cioè del tutto zero proprio, e vabbè, c'è chi invece mi fa, ma 4 chiacchiere ti va di venire a farle? E una di quelle è stata la mia ex azienda, che è stata appunto quella dove mi sono interessata fin da subito, nel senso, a dire, mi sembrava una buona azienda dove avrei avuto la possibilità di crescere tutto, e poi appunto è stata quella che ho scelto, tra virgolette, perché poi ce n'erano, tra virgolette, 2 in gioco, solo che una era trasporti eccezionali, e lì, tra virgolette, mi sono tirata indietro io, perché dicevo, io non ho esperienza, cioè partire subito col botto, così, a dire, fare determinati carichi,
Lì mi sono sentita io un attimino in difetto a dire no, un minimo di esperienza di base, tra virgolette, devo farla e non me la sono sentita. Quindi, Beh, insomma, vabbè, ci sta, dai, diciamo, ci sta la scelta è tranquillamente. ricaduta su quello, ma per tanti fattori. E poi, vabbè, adesso da un mese a questa parte ho avuto un'opportunità dove sono più vicina a casa. Che non che prima ero lontanissima, però avevo, cioè, la mattina avevo già una mezz'oretta di strada da fare, quindi quando devi partire alle 4:30, devi calcolare che devi partire alle 4 da Sì. casa, quindi svegliarti alle 3:30. Non, era un po' così. E qui sono a 5 minuti, sono 4 km di strada. Perfetto. E parti presto la mattina, ma per dire parti alle 4:30, tu ti svegli alle 4, 4:15 esci da casa, vai giù, accendi il camion e parti. E quello e soprattutto poi, vabbè, era anche un po' più piccolina come azienda e si fanno meno notti fuori, che a me era la cosa che non per una mancata voglia di farlo, ma perché effettivamente nella gestione di casa, di tutte, cioè, Diventa la vita complicato. quotidiana, nel senso anche dire uscire, eccetera, cioè comunque si è giovani, quindi un minimo di vita bisogna averlo, e stare fuori 3 notti a settimana voleva dire che anche le 2 che torni a casa c'è voglia di stare a casa e non fare niente, cioè dormire sul divano, scoparanzata così, e il weekend sei già in procinto di dire lunedì riparto e riparte tutto, quindi non era, tra virgolette, una svogliatezza, chiamiamola così, di No, trovare un dire equilibrio. esatto, era una questione di trovare un equilibrio. Io penso, cioè ti dico, da un mese a questa parte, da un mese e mezzo a questa parte, penso di aver trovato il posto giusto adesso perché c'è l'equilibrio giusto. Parti presto, ma torni presto e appunto le notti fuori sono occasionali e quando ci sono lo sai in anticipo che probabilmente starai fuori la notte, quindi ti organizzi e riesci a Sei gestirti un capace. attimino la vita in modo più tranquillo. Quindi E riesce ad questo avere un potrebbe equilibrio essere, regolare, esatto, che è il problema, secondo me, del perché la gente non vuole più fare l'autista. Cioè, esatto. ecco, a la proposito di mancanza questo, te, d'organizzazione. secondo te quali sono i motivi principali per cui c'è questa carenza enorme di autisti, soprattutto di autisti giovani? Allora, ti dico, secondo me uno dei motivi principali che adesso, secondo me, i giovani con i social, col fatto che pensano che possono fare, non dico i soldi, Influencer. comunque, esatto, possono fare influencer, no? Ti E coprono, non ti voglio neanche vedere. ci provano in qualsiasi modo, no? Cioè, tu ad esempio, tu sei, nel senso, nasci. Fai il camionista, no? Quindi hai il tuo lavoro e poi come hobby, passione, diciamo, lo vuoi raccontare al di fuori, no? Quindi fai un Non avrei qualcosa, saputo sintetizzarlo meglio. Ah, quindi fai un qualcuno ancora non ci qualcosa che crede a questa cosa, intrattenga però vabbè. qualcuno e che nel frattempo spieghi come funziona e quindi è un qualcosa di interessante. Ma il voler partire, no? A fare chissà che cosa dal nulla, no? Cioè, secondo me devi avere un qualcosa di base e poi fare, no? Determinate cose. Invece qua appunto i giovani, secondo me ultimamente non tutti, perché non tutti ci mancherebbe, però l'idea è quella di, ovviamente, cioè, a chi non è tentato di fare i soldi facili, chiamiamoli così. E Fa quindi facili, che facili. anche qui, Possiamo finalmente esatto, sfatare un altro potremmo mito. Potremmo parlarne per ore, esatto. perché comunque Sì, voglio esatto. vedere quanto tempo ci vuole a preparare un qualunque cosa da postare online. Vi posso assicurare che è un Esatto, infatti. lavoro bello Sì, io dico, impegnativo. ho detto facili tra virgolette perché poi appunto tutto il lavoro che c'è dietro è un lavoro, cioè a tutti gli Sì. effetti. Cioè chi lo fa di lavoro, veramente le influencer quelle, cioè hanno dietro magari squadre di gente Sì. che le Sì. E poi gestisce che cosa. vivono con la testa sempre lì, no? Cioè, io lo Esatto. vedo anche con Ale, per aver fatto un logo ci abbiamo messo quanto, 10 giorni, Sì, sì, perché sì, sì. comunque programmare tutta questa serie di dirette, cioè, ci vuole del tempo, in più lo Esatto. devi anche combaciare con un lavoro normale. Esatto. E poi di base è che per lavorare sui social devi avere qualcosa da dire. E se tu non hai mai lavorato, cioè nel senso, hai fatto la vita fino ai 18 anni e hai fatto la scuola, cioè, cosa racconti? Cioè, di cosa parliamo? Quindi per i ragazzi diventa un, sì, un falso sogno, no? Perché poi in realtà non è così immediato.
E poi, secondo me, manca proprio la fase che anche qui una volta c'era e adesso non c'è più, di approcciarsi a un lavoro, no? Perché mentre che magari sui social ci sono tante persone che fanno vedere qual è la vera vita per un social media manager piuttosto che un influencer, eccetera, quindi qualcuno si può anche fare un'idea e di dire, perché a me è capitato, no? Io avevo il ragazzo che c'era camionista, ho detto, oddio che figata, voglio provare anch'io. E questa cosa non c'è più, perché nessuno si può portare più nessuno in camion, no? E come fai a avvicinare i ragazzi giovani a un lavoro che di base non conoscono? Infatti una delle questioni è appunto che il mio amico di cui vi parlavo prima, che è il mio collega eccetera, è che lui ai tempi, cioè fin da piccolo, fin da bambino andava in giro con papà sul camion. Cioè, secondo me è già un, non un passo, sono già tre passi in più rispetto a un qualcuno che inizia da zero, che sì, dici sì, non ha mai avuto l'occasione. Anche perché sicuramente il fatto che lui comunque riesca a fare tante operazioni velocemente, probabilmente perché le ha viste dal padre già vent'anni fa, quando era un ragazzino, e quindi le ha metabolizzate praticamente subito. Da bambini cioè, è risaputo che assimili di più, no? Far imparare una lingua nuova a un bambino è più semplice che impararla a 20 o 30 anni. Assolutamente. No? Quindi cioè, sicuramente c'è una spugna su tanti aspetti. Cioè, anche le manovre. Io vedo video, magari sai i video che vedi su TikTok, quelle cose, no? Vedi i bambini che si mettono lì, no? Fanno manovre e dici... Ok, ce la faccio farla io. Che diavolo fa quello? Tu lo dici sui video, io l'ho visto su mio figlio. Un trattorino a pedali di un nostro vicino con il rimorchio. E allora io avevo, ero appena tuo figlio è già condannato, preparati, è già condannato. Io appena salita sul bilico lo guardo e vedo già che fa la manovra giusta. Mi sono incazzata, mi ho detto, ma guarda te, che da 3 anni e sa già fare una roba con lui, che io tutti i giorni sono lì che smanetto perché vedevo che girava al contrario e il rimorchio andava giusto, quindi non so che, non chiedetemi perché di agricoltura non so assolutamente niente, però a furia di vedere un po' i video dei trattori, perché lui posta i cartoni video dei trattori, un po' su Ava, che fa manovra qua in piazzale, e si vede che boh, ha associato il movimento, chi è che lo sa, però è proprio così. Hai avuto l'esempio, cioè, hai proprio la sì, cosa giusta, cioè nel senso del reale, sì, vista di questa giusta, cosa. Sì. È così, è vero. E adesso col fatto che tu non puoi portarti dietro nessuno, sta cosa si andrà sempre più, cioè, a perdere, perché c'è chi lo fa lo stesso, se ne frega. Sì, però è più lungo il processo, cioè... Ora perché che ad esempio, esatto, il mondo, sì. No, esatto, perché più che altro magari vivi comunque con l'ansia di dire oddio, già solo se mi fermano chissà che mi dicono, poi succede qualcosa, sì, comunque sai che esatto, l'assicurazione può fare rogne, insomma. Ti dico, io in quel camion andavo con mio papà e lui diceva, cioè nel senso poteva dire, vabbè mia figlia, per dire sono passato a prenderla a scuola, no, ma è mia figlia e lui è il titolare, no, però se sei dipendente, no, non è che puoi andare a raccattare in giro tuo figlio dappertutto, portatelo in giro, che cosa, cioè, appunto, cioè mio papà che lui era titolare, dici, nel limite del possibile poteva farlo, anche se in realtà non era proprio del tutto giusto, in ogni caso, perché è minorenne, cioè ci sono quelle questioni lì, eccetera, e, però quantomeno era quantomeno un po' più tutelato rispetto a qualcuno che vuole farlo, che è dipendente, che c'ha il figlio che magari c'ha già la passione sin da piccolo. Lì sei proprio, non lo puoi proprio neanche immaginare, perché no, esatto, la ditta poi si può rivedere su di te, perché magari succede qualcosa, ti dice no, io non lo sapevo, cosa. Sì, sì. È talmente imprevedibile la vita su strada che sì, ti dico, mia, cioè il mio collega, il mio ex collega ieri si è fatto i 30 km di coda che c'erano per quell'incidente che c'è stato, non mi ricordo neanche più dove, se li ha fatti tutti, lui stava rientrando e... incidente, ma per caso è quella sera che sera vicino a Modena, può darsi? Era ieri sera, no? Ma di recente? Sì, sì, l'altro giorno. Ah, no, pensavo giovedì sera, qualche mese fa. No, perché io mi ricordo quando mi è capitato di rimanere fuori a me, che è successo fondamentalmente, soprattutto perché ci fu quel mega incidente a Modena che chiusero l'autostrada tutta la notte, e fra l'altro sì, te ci si sentì, penso per la prima volta su Instagram, che era la bruciata, questo me lo ricordo, sì, che pensavo sì, fosse in quel frangente là.
è successo ieri sera. Adesso non so dirti dov'è che era, non mi ricordo, ha messo la posizione, non me la ricordo al momento. Però so che parlavano di una cosa come 30 km di coda, allora erano fermi assolutamente ed è ripartito stamattina e ne ha trovato un altro Poveretto. tra Reggio Emilia e Parma, ne ha trovato un altro, ma vabbè, lì si andava meglio. Solo che lì c'è Quello lì stata se una lo fa una parabola. passeggiata dopo 30 km, quando trovi 4-5 Esatto. un attimo. Solo che quello Ah, sì. di ieri pomeriggio, in realtà, perché è successo pomeriggio, è proprio stata una carambola tra camion, macchine, c'era una macchina infilata, cioè in mezzo c'era un bilico qua, la macchina in piedi qua, Mamma macchine mia. di qua, un disastro. Un disastro. Forse è quello che dicevi Alessandro, in A1 zona Fabbro, 5 camion. Sì, ne ha uno, sì. Sì, adesso che l'ha detto, sì, mi viene in mente. È stata una bella carambola quella lì. Mamma mia. E che ultimamente ce n'è sempre di più, è incredibile. Sì, Cioè, non, un è veramente un disastro, bollettino di guerra. L'altra ma sempre mattina se ne è ogni ribaltato uno, poveraccio, che è morto, fra l'altro, insomma, anno, lì nella Santa Lucia, nella galleria nuova della 1 a scendere, no? Dopo Barberino, cioè, ho visto delle immagini veramente, guarda, infatti, non ci voglio pensare, veramente non ci voglio pensare perché, ah, cioè, ecco, parliamo di altro. Ve ho una vabbè. domanda. Allora, Vai, intanto io volevo a cui. salutare la Monica, scusatemi, che Iron Duck Money, che io seguivo tantissimo quando ero ragazzino anche nel TOTM, che ci dice che è molto bello ascoltarci ed è molto bello il nostro entusiasmo, quindi la saluto e la ringrazio. Ma Sì, chi l'ha attaccato? Iron Duck, sì, che io ho visto che te hai conosciuto Ehi, ad un grande tratto perché ho Moni! visto una foto. La saluto, che l'ho vista di persona, l'ho conosciuta di persona che mi ha dato il libro delle Lady Truck. Anch'io al Ecco. transport te l'ho conosciuta, dopo un sacco che comunque Al transport ci mi sembra, seguivo. vero? Ho visto una foto vostra insieme. Sì. Cioè Ascolta, io l'ho. invece, Bea, secondo te c'è una differenza tra autista donna e autista uomo? Cioè, nell'approccio al lavoro, non difficoltà, nel senso. Cioè, come se guidano uguali, se affrontano il lavoro nella stessa maniera, se vedi che le donne sono, boh, diverse, semplicemente. Se, oddio, aiuto, Difficile. qui ti ascolto, guarda, qui mi È difficile questa. metto così e ti ascolto, guarda, perché sono curioso. Questo è difficile, sto La prossima diretta sto sudando. zitta. Sto sudando per questo. No, è difficile nel senso che personalmente, se mi dovessi paragonare a un mio collega, togli l'esperienza e quel resto non mi sembra di guidare in maniera diversa, nel senso proprio di gestire la guida o qualcosa in maniera diversa. È diverso l'approccio che hanno di te quando arrivi, o di un uomo quando arrivi nelle ditte, quello sicuro. Quello è palese perché da che mondo è mondo, cioè io ti dico, a me è capitato che sono arrivata a scaricare e c'erano lì un gruppetto di mulettisti e hanno ululato come i lupi. Cioè. Che schifo. Giuro, giuro. Cioè io ci Cioè, rido vabbè. adesso, ma al momento poi, ripeto, col fatto Un che ho catcalling l'ansia galoppante di. praticamente. No, nel senso, è stato imbarazzantissimo, ma penso anche per loro, perché cioè, io la prima cosa che ho fatto è stato guardarli e dirgli, ma seriamente? Cioè, e oltretutto poi appunto io ero in imbarazzo perché dici, mi hai ululato, sto facendo manovra, quindi torniamo al discorso che mentre faccio manovra, se mi fissi vado in ansia. Quindi, Ah cioè, è no. stato un momento imbarazzante per chiunque, quindi da quel lato lì l'approccio sì, è Per gli diverso. altri però. Esatto, però questo è stato un caso estremo. E va Gli bene. altri casi sono che ti vengono lì e cercano di aiutarti il più possibile, cosa che ovviamente i colleghi magari mi dicono, se fosse un uomo non lo faresti, no, ovviamente. Però è vero, eh. Ed è Cioè, però è vero. bellissimo, guarda, Però è perché vero. allora No, è io vero. ti racconto un aneddoto. Qualche tempo fa mi successe di andare a scaricare in una logistica, vabbè, qui a Montopoli, va bene, provincia di Pisa. E in questa logistica praticamente ci sono, dove ci sono le ribalte, praticamente davanti alle ribalte c'è un muretto e lungo questo muretto di solito si parcheggiano sempre tantissimi semirimorchi frigoriferi interni di quell'azienda là.
E quindi per fare manovra, se ti trovi per l'appunto magari due semirimorchi davanti, parte davanti così, insomma, è un po' strettina la faccenda. E mi ricordo che io ero già in ribalta, a un certo punto arriva sto ragazzo che avrà avuto più o meno la mia età, che si doveva mettere accanto a me, pieno zeppo di roba, era proprio a pieno cardio, si vedeva, e non riusciva a fare manovra, non riusciva a fare manovra, nulla, e che dici, che fai? Lo vedi, non vedi in difficoltà, che fai? Non scendi? Io prima cosa ho fatto, ho sceso, prima cosa gli ho chiuso lo specchietto, il mio, di destra, ho detto in modo tale che c'ho un minimo magari di spazio in più, vedo un po' meglio, può sempre aiutare. E sì, che mi sono messo lì un po' a dargli una mano, poi è arrivato anche un altro collega di un altro camion, non so da dove, ma la maggior parte degli altri camionisti che erano lì se ne sono fregati altamente, no? Cioè, allora, oltretutto che, vabbè, noi giovani siamo veramente in tre, perché cioè, veramente siamo tre gatti a giro, cioè trovarsi tra coetanei, te lo bea lo sai tranquillamente, Laura uguale, cioè è difficilissimo, ok? Difficile, E in più molto. vedi, quelli che teoricamente ti dovrebbero dare una mano, insegnare, ditelo come cavolo volete, che se ne fregano altamente di te, insomma, un po' ti gira coglioni, scusatemi il francesismo, no? Nel senso, quindi quello che dici, quello che ti hanno detto non è sbagliato, secondo me, cioè il fatto che comunque tu sia una donna ti sono venuti a dare una mano. Ma io, guarda, questa cosa sentite, ora non so se siete in qualche gruppo di camionisti su Facebook, va bene. Ma è palese anche lì, cioè quando arriva un ragazzo che magari scrive ho 22 anni, sono un neopatentato, sto cercando lavoro, a me sto lavoro mi piace, che ne so, qualunque cosa è, viene ricoperto di veramente di insulti della più larga fattispecie, diciamo, Sì, è e quando vero. lo scrive una ragazza, cioè si vede, ah grande, ah brava, ah, complimenti, scusate, perché lei è brava e io che sono uomo sono una merda, come funziona? Cioè, Sì, praticamente abbiamo il sessismo al contrario. sì, bravo, sì, esattamente, esattamente. Salvo, ecco, i casi squallidi, perché lì è Vabbè, ma squallore invece. quelli là a casa mia si Sì. chiamano morti di figa, scusatemi, francesismo un'altra Sì, volta. esatto. Esatto, o quelli che ti suonano per strada e si sbracciano per salutarti e tu. Cazzo sei? Cazzo Mi sei? devo girare pensando sia successo chissà cosa e non penso sia solo Mamma, te. è Oh, sì. vero. Ecco, io quelli No, li odio, quelli che comunque. ti suonano per niente in strada, che tu dici cazzo, ho toccato una macchina, no? Non me ne sono accorto perché in fondo a 13,60 m cosa vuoi sentire? Invece Esatto. se devono solo salutare. Ma Però ti hanno visto vabbè. e volevano solo salutarsi, sì, madonna. Comunque no, effettivamente c'è una cosa che ho detto, ma che è vera, cioè io me ne rendo conto, lo ammetto anche con i miei colleghi, no, che mi dicono, tu sei un po' più agevolata. È vero, cioè, ma senza volerlo, nel senso, io non è che arrivo lì e dico, boom, mi metto a Sono parlare arrivata, con sì, infatti. il mulettista, no? E me lo faccio amico e mi deve aprire i teli, fare tutto qui, eccetera. No, io mi metto, scendo, faccio il mio lavoro, faccio il mio dovere, quello che devo fare, eccetera, come lo farei in qualsiasi altra vita, però poi effettivamente ti si, non dico attaccano, però si approcciano in maniera diversa rispetto a un uomo. Cioè un uomo ti dice, ti dicono, boh, mettiti lì, apri, no? E aspettano che aprano, stanno lì, li mettono magari anche fretta, eccetera. E ti dicono, no, fai con calma, tranquilla. Oppure vengono lì, ad esempio, io la fatica che ho è che, vabbè, le stecche quelle sotto le tiro giù bene. Già solo la striscia sopra, io ho il mio Seconda. bastoncino famoso. Vabbè, ce l'ho anch'io bastoncino, guarda, ti dico la verità, che Ma nel aiuta senso, sempre. un conto per la stecca, quella c'è, cioè già la terza per dire, no? Ma la seconda di solito uno che è anche solo un 10 centimetri più alto di me ci arriva a prenderla. Io no. Quindi ho il bastoncino, mi metto lì e tiro giù, no? Quindi ci metto un attimo di più, tocco i 10 secondi in più. Però arrivano lì, ti vedono in difficoltà e ti mettono a togliere, no? Quindi tu ringrazi, eccetera. Però effettivamente dici, fossi stata un uomo, un ragazzo, che cosa? No, Non l'avrebbero fatto. non l'avrebbero fatto. Quindi ti Assolutamente. senti agevolata in questo senso, però poi pensi e dici, sì, ma sono agevolata solo perché sono una ragazza. Sì. Cioè, Sì. e da quel lato lì non è giusto nei confronti appunto anche di chi lo fa ed è uomo, cioè Quindi assolutamente. questa Perché cosa fa più comunque piacere o fa più incazzare? Da donna. la donna. Piacere no, nel senso che appunto mi sento anche a volte, non dico trattata come un'idiota, però nel senso il fatto che devi venire lì e darmi una mano,
tu lo fai magari con piacere, perché ci sono quelli che lo fanno assolutamente, cioè, senza... in buona fede, diciamo. Diciamo così, no? Esatto. Però mi fai sentire come se mi stessi sminuendo, no? Dire che non ce la fai, hai bisogno di una mano perché non ce la fai. No, ecco, io per dirti preferisco essere io a chiedere, dire guarda, scusa, non ce la faccio, esatto. Mi dai una mano, che non ci arrivo. Ok, esatto. Però anche a me questa cosa fa incazzare. Cioè... Sì, non sono deficiente, un attimo che ho le mie cose. E poi una cosa è che con l'accentinato, con le stecche, io le sponde, per dire, eh. Una cosa che non sopporto è quando mi chiudono e mi aprono le sponde al posto mio. Ecco. Cioè, mamma mia. Allora, il cane non si conta, lo gestisco io, punto. Sì, esatto. Perché succede qualcosa, mi agganci male una sponda, o semplicemente per dire, io ne ho una che ha un gancio difettoso. Quindi capita per i trasferimenti interni che ne chiudo uno, no? Per dire, certo. Perché io so qual è la sponda che è agganciata male, ma se arrivi tu la sganci, non tieni la mano sopra, ti arriva in testa, che si fa? Esatto. Cioè, quindi la smania di voler aiutare. Qualche giorno fa è successo di andare a caricare da uno che, vabbè, ti infili nel capannone, devi aprire il telone sia da una parte che dall'altra, quindi ero lì che stavo facendo le mie cosine, a un certo punto vedo il magazziniere voleva cominciare a caricare, si è messo a tirare giù le stecche da solo. Gli ho detto, scusa, abbi pazienza. La settimana scorsa è venuto un mio collega, fra un po' io non ci lascio un dito per questo discorso qua, perché si è fatto male. Cioè, se ti succede a te, io che cazzo gli racconto all'azienda? Sì. Cioè, ma stai scherzando? Non è roba tua. Cioè, io non vengo sul muletto tuo a dirti, oh, fai in fretta, fa così. No? Per dire, quindi perché ti devi venire al mio camion a fare queste cose che non sono di tua competenza? E tornando un secondo, scusatemi, al discorso di prima, no? Dell'aneddoto che vi ho raccontato, Mirko ha fatto un commento che è molto giusto, che sul discorso del non aiutarsi tra colleghi, no, nelle difficoltà, che poi quelli che stanno lì a guardarti così sono quelli che mettono i video su TikTok, e purtroppo non ci sono solo quelli di video su TikTok, perché purtroppo no, Laura, anche gli incidenti, lo sa bene, Laura lo sa bene, insomma mettono anche i video degli incidenti dove purtroppo sì. Si sa che c'è stato un morto, no? un minimo di rispetto in primis per l'autista che purtroppo non è tornata a casa, e secondo per la famiglia che purtroppo non lo rivedrà più. Ma poi, a prescindere dall'incidente... Ma per fare che cosa? A cosa ti serve? Cosa ti serve? No, e poi la mancanza di rispetto, perché a me una volta hanno fatto un video che stavo uscendo dall'azienda. Me lo ricordo perché c'era il camionista che col telefonino che mi fissava, capito? Allora, intanto non sai che di difficoltà ho, perché magari uno lo fa per prenderti in giro, no? Quando sei in giro per manovra, poi ti dicono, come lo vedi sui commenti dei camion incastrati, è uguale. Cioè, non sai che difficoltà ho, magari ho veramente appena iniziato, oppure semplicemente una giornata storta, cioè, vabbè. Che poi, comunque, dietro una tastiera siamo tutti dei fenomeni, no? Sì, vero. Ah, soprattutto che poi dopo ti dicono, preghetto, lo faccio per fare informazione, no? Per far vedere che è successo e avvisare magari qualcuno che ci sta passando. Ma non è così che funziona. Cioè, ci sono altri metodi, nel senso, uno sente il CB, perché se è in zona accende il CB e lo vede. Sì. Ci sono i cartelli in autostrada che ti segnalano code per incidente. Sì. Eventualmente lo scrivi, senza fare il video. Esatto, ma poi l'informazione di cosa? Che uno con un qualsiasi servizio di navigazione online ha tutte le informazioni del mondo, sa che è successo un incidente, perché fa un'altra cosa. Non importa mettere ma, video su ma internet, poi è l'autostrada stessa che sui suoi, cioè almeno a me è successo, io andavo sul sito lì della 1, della 4, forse era successo un incidente, andavi, ti aggiornava, no? Ti diceva 3 km in aumento, 10 km in aumento, tutte queste cose qua. Cioè, nel senso, se uno è sveglio, ma lì è proprio curiosità, perché poi effettivamente c'è la gente che li guarda, c'è. Perché lì e va a vedere cosa è successo, eccetera. Io ti giuro, vedo un mezzo inizio di un video del genere, adesso è successo che appunto il mio collega l'altro giorno, quando è successo ieri sera, era lì fermo in colonna e ha fatto il video alla colonna, no? A far vedere il casino, eccetera, ma non all'incidente. No? Certo. Parlo di incidente veramente. E io mi trovo molto d'accordo con Roberto, che scrive: questi che fanno i video sono i classici guardoni che si mettono a guardare gli incidenti facendo fare le code. Ecco, io quando sento questi orari, code per curiosi, mi verrebbe da andare lì a pigliarla a labbrare. Ma scusa, ma esatto. Le code che si creano dall'altra corsia dell'incidente perché c'è la gente che deve stare lì a guardare così, no? Esatto. Poi, non so voi, ma io rimango. Cioè, io ho il terrore di quelle cose lì,
cioè mi fa proprio, mi viene l'ansia quando sento che c'è un incidente, dico adesso se devo passare chissà cosa vedo, mi viene proprio l'angoscia, quindi proprio anzi piuttosto mi giro dall'altra parte. Quindi sì, sì, infatti. È pazzesco. Ma adesso faccio una domanda a tutti e due. Allora. Si è bloccata, no, è sulla domanda a tutti e due. Non la sapevo, mi è venuto in mente così. Com'è stato il vostro primo giorno sul camion? E secondo voi, che era, mi aggancio a quello che avevo chiesto prima, se secondo voi le donne sono più tranquille nell'affrontare le manovre, più calme, perché vedo tanti ragazzi che si fanno un po' i fighi, no? Soprattutto di, oltre una certa età, i famosi veterani, che io so fare, no, per quelle cose di manovre sono sciocchezze. Invece secondo me, io avevo tante colleghe donne nella mia azienda, le vedevo molto più tranquille, cioè nel senso scendo una volta in più, non ho fretta, pazienza, cioè hanno, che non è giusto chiamarla umiltà, perché ovviamente, però ti fa capire un po' il quadro. Ale, non so se tu ci hai mai visto lavorare. Quindi, faccio rispondere prima Bea, perché sono curioso di sentire cosa per te. Allora, sulla questione pazienza, sì e no, perché ci sono volte in cui mi arrabbio tantissimo se non mi esce la manovra, e quindi inizia a andare in panico e quindi c'è, mi incazzo, ma come stessa, no? A dire, cioè magari è una manovra che faccio sempre, dici ma perché cavolo oggi che sono di fretta non mi esce? Allora mi fermo, perché mi hanno insegnato anche a fare questo, no? A fermarmi, fai 1, 2, 3, conti anche fino a 10 se ci arrivi, che non esplodi prima, e poi ti metti lì e la reimposti. Però no, tendenzialmente le faccio con calma le manovre, perché l'ansia di toccare il camion, il rimorchio, muovere la merce perché magari c'è su qualcosa che non c'è, cioè, di pericoloso, che cosa. Infatti. Cerco sempre di essere il più attenta possibile, cioè ci metto 10 minuti in più a mettermi in ribalta, mi interessa. E non te ne frega, ribalta, anche questo è. Esatto, no, quello no. Cioè il fatto di arrivare e voler fare tutto in una manovra, perché devo far vedere che uno sono donna, due sono brava quanto voi, tre chissà che cosa, no, quello non mi interessa assolutamente. Non ti interessa, cioè, il mio obiettivo non è andare in giro per farmi vedere. Poi il fatto che facciamo le interviste, che cosa a me piace, ma perché vabbè, mi piace... Vabbè, ma lo facciamo per un altro senso. Esatto, non è il protagonismo. No. Mentre tanti, esatto, lo interpreta come, oddio, quella fa il video così, fa vedere quello che fa perché vuole fare la protagonista. No, invece non è così, no. No. Se posso dare il mio contributo, come fa Ale, come fai tu Laura, con adesso il tuo progetto e tutto, cioè, è solo una cosa che è bella, cioè anzi. Ma sì, lo fai perché comunque il lavoro ti piace, esatto, e vuoi che questa passione venga colta, e soprattutto anche magari tramandata a qualcuno che ha timori di iniziare, perché esatto, soprattutto questo, e soprattutto secondo me c'è proprio bisogno di cambiare la mentalità, sia all'interno di questo lavoro, intendo, sia sull'opinione pubblica, perché cioè, si ragiona veramente troppo con stereotipi in generale, che non ha senso. Per rispondere alla tua domanda, allora, il mio primo giorno sul camion è stato un po' così, perché dall'emozione probabilmente non capivo veramente niente. Ah, era in affiancamento, e vabbè. Ma il primo giorno che sono partito via col video da solo, insomma, è stato bello ma brutto allo stesso tempo, perché cioè, sono arrivato la sera, sono sceso dal camion, c'avevo le gambe tra in mano, sembrava lasciare. Non capivo veramente più niente, perché comunque cioè, era una cosa che sognavo, che aspettavo da così tanto tempo, che scendere dal video, girarmi e dire cazzo ce l'ho fatta, ma stai scherzando, tutta la gente mi diceva dove vai, che fai, che tanto non ci arrivi, che tanto devi combattere con quello o quell'altro, ma vaffanculo, cioè, ho vinto io, è vero. Questo è stato, no. E per il discorso delle manovre, per il discorso delle manovre, quello che hai detto te sul discorso della fretta è la fretta stessa che ti fa sbagliare, secondo me, perché te le cose più le fai con calma e meno tempo ci metti, cioè ti sembra di andare piano, poi in realtà ci metti la metà del tempo di uno che vuole sgassare, fa veloce, guarda io giro il volante così subito, vamo dritto, e invece poi è tutto storto, ti devi pigliare 500 volte e io magari metto la mia retromarcina corta, va piano piano indietro, però faccio una manovra, mi metto di ribalta,
se ho bisogno scendo, se non ho bisogno non scendo, quello che serve fu. Perché io invece avevo tanti colleghi che facevano i gradassi, no? Cioè, sì. E mi ricordo che all'epoca, quando avevo iniziato io, c'era una ragazza che era già 12 anni che era lì, e lei mi diceva sempre: fregatene, tu non devi dimostrare niente a nessuno, ti fai le tue cose con calma e ce la fai lo stesso, che tanto se anche ce la metti sotto in tre manovre non cambia niente. No? Però si vede che boh, probabilmente... Cioè, secondo me conta tanto di più il fatto di cercare appunto di evitare di fare danni a rimorchio, perché comunque cioè, sono conseguenze che sono... Cioè, o ad altri è bello camion, pesante, esatto, ad altri camion, cioè che sei di manovra per farla di fretta, magari non guardi meno uno specchietto e dici tocco dentro qualcuno, che cosa, piuttosto che fare le cose veloci. Perché, sì, per fare i fighi, sì, infatti. Ma per fare i fighi o comunque per pensare di magari risparmiare tempo per andare magari a fare un altro carico, uno scarico, che cosa, no? Nel senso, la giornata è di 24 ore per tutti. Se ti danno 5 ritiri, 8 consegne, sai anche te che, cioè, soprattutto se sono lontani, il limite, cioè un limite c'è, no? Sì, non è la manovra in più che ti cambia la giornata. Non è la, esatto, cioè, se non riesci a farli tutti, non riusciresti a farli tutti comunque, anche se fai la manovra in un minuto e mezzo. Cioè, quindi, cioè, quelle sono cose da considerare. Cioè, io preferisco la qualità, tra virgolette, no? Del... dell'insieme, no? Piuttosto che la fretta o il meno tempo o che cosa, cioè. Esatto. Aiuto. Mi sa che non si sentivo nulla perché avevo il microfono staccato. No, in diretta dicevo. Allora, no, dicevo, infatti mi scrivevano: Ale, non ti si sente, scusate. Allora, riassumo. Allora, intanto si è detto di fare queste dirette lunghe circa massimo un'ora, un'ora e dieci. Poi, allora, per chiudere proprio telegrafica, se io ti do una bacchetta magica in mano, Bea, qual è la prima cosa che cambi di questo lavoro? E perché? Cambierei le autostrade, la gestione delle autostrade e delle strade in giro e le aree di servizio, il famoso discorso che facevamo con Laura, il fatto di avere delle aree di servizio attrezzate veramente in maniera adeguata per gli autisti e non solo pensare che si ferma quello che guida, che va a prendersi il caffè di turno, eccetera, e poi riparte con la macchina, intendo. Cioè, nel senso, noi abbiamo difficoltà, uno, per la mole del mezzo. Esatto, la grandezza. E due, perché magari siamo in giro, non in questo caso, non nel nostro caso, ma siamo in giro tutta la settimana, quindi dei servizi ce li abbiamo bisogno. Cioè, non è una cosa ma anche da se tenere in considerazione notte. Dopo. Esatto. Per forza, sì, sì. Sì, sì. Io cioè, è una cosa che non va messa assolutamente in secondo piano. No, concordo perfettamente, anche perché l'altro giorno, per l'appunto, quando mi sono fermato a prendere un caffè con la Laura, è stato un macello fermarsi 5 minuti e prendere un caffè, veramente. Vabbè. Va bene, allora. Seconda cosa, se posso aggiungerla, è che guiderei due camion, non uno, nello stesso come? Momento. Non ho capito. Due camion puoi guidare. Esatto. Ah, così. Un po' più di esperienza, dai. Okay. Va bene. Allora, ragazze, io ti ringrazio, ringrazio Laura, insomma, che mi accompagnerà, ci accompagneremo a vicenda in questo progetto comune. Esatto. Bea, grazie di aver rotto. Lo ricordiamo. Esatto, è per prego. Informare e formare e non di certo per cambiare in un batter d'occhio, far politica, come qualcuno ci ha accusato. Esatto. Noi non pensiamo a sindacati, associazioni, niente di tutto questo. Non vogliamo far politica, è una cosa solo per informare e formare, come giustamente ha detto Laura. Quindi io, Laura, ti ringrazio nuovamente, ringrazio Bea, che è stata la nostra primissima ospite di questo progetto. Grazie a voi, è stato un onore veramente, con voi due è sempre un piacere. Grazie. Ti vedremo anche dal vivo prima o poi? Sì, sicuramente. Esatto. Insieme. Un caffè insieme ci sta. Sì, dai, speriamo.
Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze, soprattutto, che ci hanno seguito, Alessandro, Francesco, Polverone, che avremo anche probabilmente ospite, non sapremo ancora esatto, quando, Sandro, Iron Duck Money, Fortunato, Fabio, Roberto, Pietro, Mirko, tutti. Vi saluto tutti, vi salutiamo tutti, vi auguriamo a tutti un buon fine settimana. Esatto. Buona strada se siete su strada, ma insomma si spera esatto. di no, essendo sabato e domani domenica. Buon weekend, buona settimana per quella che verrà e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.